Ciao a tutti, ciao e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è il penultimo giorno. Non è così? Eh? No, mi è sulla su comodino. Ragazzi, è il penultimo giorno e è tipo mezzogiorno. Noi dobbiamo andare a mangiare. Cioè, ormai saltiamo la colazione a pie pari e andiamo perché a fare il siamo su egg, siamo fieri. Abbiamo deciso, aspetta che non mi si vede, abbiamo deciso di andare a mangiare qui al fish and chips. Andiamo. Vai. Questo è il posto, fish and chips. Anche se cioè, c'è i piatti un po' da fritto misto, no? Sai, le solite cose. Io voglio andare a mangiare al ristorante e questi vogliono andare a fish and chips, ma io davvero boh. Ok, adesso siamo dentro a fish and chips. Guarda, fish and chips. Abbiamo ordinato. Io sono l'unico che ha preso fish and chips. Sì. Sono io che ho preso fish and chips, non ho preso il no. Siamo andati a Buckingham Palace e c'è tutta una fila di cosplayer della regina, come diceva Fabio prima. Poi erano tutti in fila con il fiocchetto in testa, tutta roba, tutti fierissimi. Infatti la fierezza proprio di sta gente. Sì, sì, ma in realtà voglio entrare solo per rubare qualche argenteria d'oro, qualche roba così. Argenteria d'oro? Si chiama argenteria. Ah, c'è torna a dormire, vai. Ma come sta torna a dormire? Comunque, guarda qua, c'è anche la fontana. È una fontana quella, vero? Sì, è la fontana. C'è la cosa dorata in cima. Ci sta, bordello. Qua è il parkour. Bordello, sì. Qua è dove faranno il parkour, il nuovo Assassin's Creed, quella città d'oro. Ora siamo ai parchetti St. James Park siamo. Che sono i parchetti dei Buckingham Palace praticamente. Ah, guarda là, ci sono i cigni là in fondo. Tutto bello, guarda, guarda. Sono gente del Sire. Più o meno. Siamo in una swamp. Siamo nello swamp biome. E andiamo a prendere un po' di infei perché ci sta. Ci sta tantissimo. Comunque no, vediamo se i cigni rimangono a portata di video. Così vi faccio vedere che ci stanno tantissimo. Guarda, sono fierissimi. Guarda là, perfino sul prato, vai, vai. Andiamo, facciamo la macro. Rubiamo questa, andiamo a fare GTA St. James Park Edition. Guarda qua, ci sono le anatrocoli. Ci sono i cigni. Guarda i cigni quanto sono fieri. Guarda quanto è fiero. Cambia colore, guarda. Come cambia colore? Guarda come cambiano le sfumature della testa di sta papera. Cazzo, cazzo, è una papera! Sì, ma è fiero, è più figo da dire in quel modo. Oh, madonna mia. Ah, c'è torno a dormire. Si torna a dormire, poco di più. Ah, che figo. E qua ci sono anche sul sul parchetto. Guarda qua, guarda quanto sono fieri. Vivo! Guarda qua. Selfie! Guarda che bello! Molto molto figo! Ci sta! Guarda quello, quello è un panda versione anatra. Volevo farvi notare che questa cosa in Italia non succederà mai perché ci sono sempre un sacco di persone che li spaventano e vanno via. Invece qui sono talmente tanto abituati che le persone non gli fanno niente e che vengono pure addirittura a 20-10 cm da voi. Cioè uno appena mi sta per beccare il cazzo, quindi cioè proprio sono molto molto amichevole. Infatti su, appena si è fatto beccare il cazzo ho dato quel cazzo duro. Ragazzi, io vi sto portando alla mia residenza estiva, che è questa qui, vedi da l'orologio con le lancette dorate. L'ho comprata l'estate scorsa, l'hanno finita di strutturare ora. Là c'è anche un po' di merda di cavallo perché qua non possono passare le macchine, solo cavalli per portare la mia roba. Cioè, mica cazzi, Invece quello lì là in fondo è il mio orologio privato. Così mi affaccio dalla mia residenza estiva e ogni tanto posso vedere l'ora, esatto. Da qui si vede poco. Devo fare abbattere quegli alberi perché mi danno fastidio. Anche i palazzi, secondo me. Sì, quelli li bruciamo diretti. Anche i palazzi mi sa che li abbatto. Perché, anche se. Sì. Se non bruci l'albero, che l'emblema della natura, non sei nessuno. Minchia, zia, sul serio. Cioè, bordello. Tappa obbligatoria dal Parlamento col Big Ben. Che Fabio continua a chiamare Big Bang, ma il Big Bang è quello dell'universo. No, no. Vabbè, questo ora è il Big Bang. Il Big Ben è quello dell'universo, il Big Bang è questo. Ci sta. Ecco, qua c'è la stazione. Poi adesso abbiamo visto la tappa obbligatoria che ci sta sempre, andiamo invece da Primark. Perché ieri siamo stati da Harrods, però Harrods costa tutto un fottio, invece la Primark costa mai un cazzo, nulla di niente,
zero per sempre, forever nel mondo, e voi non mi vedete mai, ecco ora mi vedete, e andiamo a comprare qualcosa là. Sono da Ellis, che sono andati da Primark, sono andati da H&M, un po' in giro dappertutto, però minchia, cioè non c'è roba che mi ispira. E poi mi sono fermato da Zara, ho trovato qualcosa di bellino, allora l'ho preso. Praticamente ho trovato una camicetta bellina che mi piaceva, e allora stasera magari faccio il vlog delle caramelle con quella che ci sta. Ora stiamo andando da Emily's, che da quello che ho capito è un negozio. È un negozio di dolci. Se vi prendiamo qua i dolci? No. Ma abbiamo già preso un sacchetto, boia. Sono minchiate. Appunto! Okay. Cioè, se non mostri i minchiati in video, mica non sai nessuno. Okay, comunque, allora, stiamo andando da Emily's, che è praticamente un centro commerciale di giocattoli. È il negozio di giocattoli più grande al mondo, se non sbaglio. Ah. Il più grande in Europa. Ah, in Europa, perché secondo me a Tokyo c'è qualcosa di più cazzone. Ecco. Ok, siamo da Emily's, che è quell'edificio con la bandiera che sporge, dove c'è scritto Emily's. Minchia, zio, troppo bravo. Comunque no, la strada è abbastanza figa, sta strada qua da Oxford Street, pieno di negozi, di roba. Ci potresti perdere tutto il patrimonio della tua famiglia su queste strade. Sì, anche dell'UNESCO probabilmente, tutti i soldi del mondo. Però no, è figo. Ora entriamo da Emily's e mica vedo già pupazze, robe varie. No, zio, guarda quegli occhioni, sono i miei parenti quelli. Entriamo da Emily's. Si può registrare, mi fanno storie. Non lo so. No, zio, troppo figo. Cioè guarda, ci sono le bolle che volano, non so, non si vede. Allora qua c'è la cassa, c'è le cose. Che figata. Comunque qua ci sono pupazzetti, robe. Allora, tu immagina che lavoro stare qui tutto il giorno a giocare. Ci sta. Siamo là. Attimo, andiamo a vedere, vi mostro un po' Emily's. Beh, dove cazzo si scende? Oh, il finestro, oh, cazzo. Dove? Ci sta. Nerf. Ecco la rito. Io non mi frega un cazzo di studio. Ma non c'hai i soldi per mangiare. Ma vaffanculo. Raga, ci ha preso? Mentre tutti i challenge, la vignetta. Ok, iniziamo. Hai visto? Sono un grande. Troppo forte. Oh, secondo. No. Vai zi, a palla. Oddio, lo voglio. È fighissimo. Fai massaggi. Questa palla? Adesso abbiamo preso i pidocchi e siamo a posto. È la hit ball? No. È rotta. Anzi, Tix un coglione. Ed è la rotta. L'hai registrato? Sì, stavo registrando. Siamo in metro che stiamo andando a fare un po' di casino in giro per Londra, cioè guarda qua, c'è lo sbocco. Cioè, ma si può, ma si può proprio masticare, si può. C'è cioè, lo schifo. Ma merda. Siamo atterrati a Bayswater. Atterrati, giustamente. E ci sono un bordello di catene, di ristoranti, c'è anche Burger King. È il primo Burger King che vedo, tra l'altro, qua a Londra. Sì, è il primo. Non è vero. Sì, non è vero. Sta mettendo, mi stai dicendo una bugia. Allora, c'è anche Pizza Hut che dobbiamo ancora provare. Dobbiamo mangiare come porchi stasera, raga. No, non esiste. Ma mangiamo ogni 3 ore. Ho capito. Comunque, stiamo andando a vedere una cosa abbastanza interessante che vedrete in un prossimo vlog. Perché ci sta. Ah, spoiler. Stiamo tornando a casa. È stato bello. Ciao. No, succede, fatti gli scherzi. Allora, stiamo tornando in hotel, domani mi sa che dobbiamo partire anche abbastanza presto, quindi non so se vlog. E niente. Ciao. Fino a quando?
come ha fatto lui, seguite pure a me su Facebook. Cazzo guardi! Ciao, te l'ho detto.